Allora che cosa hai fatto? Ho cercato di scappare, ma continuava a spingermi. E io l'ho spinto così forte che è caduto. Per questo ti hanno punito. Perché? Non te lo aspettavi? Ma anche la Torah dice occhio per occhio. Allora perché mi hanno punito? Sì, ma quello spetta al giudice. Tu non eri proprio in tribunale. E voi, tutti voi, dovete essere speciali. Comportatevi diversamente dagli altri. Tu dici di essere gentili, ma il rabbino Giosia dice che il Messia ci guiderà contro i romani e che sarà un grande condottiero militare. È importante rispettare gli insegnanti e onorare i genitori. E il rabbino Giosia è un uomo intelligente, ma molto spesso chi è intelligente non è saggio. Nelle scritture è forse detto che il nostro Messia sarà un grande condottiero militare? Ci sono molti aspetti della Bibbia che ancora non capite, e va bene così, è normale. Avete molti anni davanti a voi, e Dio non rivela i suoi piani tutti in una volta. Ma pensate, e se anche altri precetti in cui crede il nostro popolo, su come dobbiamo comportarci e su come trattare il prossimo, fossero sbagliati? Tu vuoi che sia fatta giustizia. Se uno commette un torto, vuoi porre rimedio. E sapete chi altro ama la giustizia? Ma che cosa dice il Signore nella legge di Mosè sulla giustizia e sulla vendetta? La vendetta è mia. Esatto, molto bene, molto bene. Ragazzi, fate attenzione. Lei non la studia neanche, la Torah, eh? Il Signore ama la giustizia. Ma sappiate che non siamo noi ad amministrarla. Vi ricordate che David ebbe l'occasione di uccidere re Saul, che era stato cattivo con lui, ma non lo fece. Saul era stato unto dal Signore. E quello non era il momento per la giustizia. E Dio dice che avrà compassione del suo popolo quando... Che cosa? Vediamo se chi studia queste cose a scuola ha imparato. Quando non avrà più forza? Esatto, molto bravo. Allora, magari lasciamo che sia Dio a fare giustizia. Possiamo provare a gestire le cose in modo diverso, non sempre cercando di essere più forti. Anche il Messia. Questo lo vedremo. Ma non vi aspettate che il Messia arrivi a Gerusalemme su un grande cavallo con le armi sguainate. Ed egli apprezzerà molto di più coloro che tra voi si adopereranno per la pace. Sì, ma tu dove eri finito ieri? Sono rimasto in città fino a tardi. C'era una donna a cui serviva il mio aiuto. Hai costruito qualcosa per lei? No. Vi ricordate quando vi ho detto che ho un compito che è più grande del mio mestiere? C'è una donna che ha sofferto davvero molto nella sua vita. Lei aveva un problema. E l'ho aiutata. È una tua amica? Adesso lo è. Ed io ho scelto lei, ed anche altri, e presto altri ancora, per unirsi a me in viaggio. Loro ti conoscono? Non ancora. E se tu non gli piacessi? È possibile. È per questa ragione che sono qui. Io ancora non capisco. Per quale ragione ora sei qui? Vi dico queste cose perché anche se siete dei bambini e avete vissuto per meno anni degli adulti che conoscete, molto spesso a loro serve la fede dei bambini. E se voi vi aggrappate a questa fede con tanta forza, un giorno, presto, potrete capire tutto quello che vi ho detto. Ma mi hai fatto una domanda importante, Abigail. Qual è la ragione per cui sono qui? E la risposta è per tutti voi. Lo Spirito del Signore è su di me. Egli ha unto me per predicare la buona novella ai poveri. Ha mandato me a proclamare la liberazione degli schiavi e il recupero della vista ai ciechi. A ridare la libertà a coloro che sono oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore. Isaia,
Isaia, mi è piaciuto passare del tempo con voi. Tutti voi siete veramente speciali. E spero davvero che i miei prossimi studenti mi facciano le vostre stesse domande e che ascoltino le mie risposte. Ma sospetto che non avranno la vostra intelligenza. E spero anche che quando sarà il momento raccontino di me agli altri come hai fatto tu. Abigail, so che sai leggere. Sei molto speciale. Questo è per te. Non sono venuto soltanto per i ricchi.